Care concittadine e cari concittadini, eccoci al solito appuntamento. Mi trovo qui, alle mie spalle, dove c'è un'impalcatura coperta, dietro c'è la loggia di San Giovanni accanto alla chiesa, perché stiamo da qualche giorno, è iniziato il cantiere per fare alcuni lavori di restauro che sono finalizzati proprio a valorizzare questo monumento e restituirgli tutti i caratteri che aveva, no? Un tempo stilistici. Ecco, i lavori brevemente sono la manutenzione del tetto, no? Il restauro dell'intonaco interno, poi al piano terra sono gli impianti, l'impianto elettrico, quello di riscaldamento, al piano terra proprio la loggia, il ripristino della pavimentazione, il restauro dell'affresco, il restauro della seduta, la pulizia e la manutenzione del soffitto ligneo e poi al primo piano. C'è la rimozione lì di alcune parti per ripristinarle, anche dell'intonaco, la pulizia e il trattamento poi delle finiture delle parti lignee della copertura. E poi negli infissi c'è il restauro degli scuri delle finestre, la manutenzione delle finestre e il restauro del portoncino d'ingresso al primo piano. Insomma, è un intervento credo che possa essere accolto favorevolmente proprio per ridare ai nostri monumenti quella dignità e quell'importanza che hanno. A proposito dei lavori, poi continuano i lavori e chiedo ancora un po' di pazienza a chi abita in Via Versutta, ma si stanno concludendo i lavori del rifacimento, della sistemazione dei marciapiedi, di Via Versutta. Altri lavori partiranno a breve, ma quelli vi darò notizie più avanti. Ecco, c'è una cerimonia importante per i ragazzi, per i 18enni. Il 2 giugno c'è la festa della Repubblica e ci sarà la manifestazione che si celebra da tanti anni con la consegna ai 18enni della Costituzione italiana. La cerimonia inizia alle ore 10:30 presso l'ex sede municipale dove c'è un deposito di una. L'allocuzione di una corona d'alloro che c'è il monumento agli invalidi e ai mutilati sul lavoro assieme all'associazione dell'AMNIL. Poi da lì ci sposteremo nel parco, nel giardino del Palazzo Municipale dove a cura quest'anno proprio del progetto giovani dei nostri ragazzi del progetto giovani abbiamo organizzato quella manifestazione del 2 giugno con alcune rappresentazioni, con alcuni interventi, con alcune canzoni cantate e poi ci sarà appunto a loro la consegna della Costituzione sia in lingua italiana che sia in lingua friulana. Ecco, vi chiedo una partecipazione data anche l'importanza della giornata, che è la festa della Repubblica Italiana. Quindi invito tutti i diciottenni che sono stati avvisati personalmente, ma anche tutti i genitori, ma anche la popolazione che vuole essere presente a questo momento di partecipazione a questa importante giornata per la nostra nazione, per la nostra Italia. Un arrivederci e un buon fine settimana.